Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Io sono Leonardo. Io sono Tommaso. Non vi spaventate se sentite dei rumori, ma ci sono tantissimi uccelli, piccioni, insomma, sì, roba varia. Allora, come avete letto dal titolo, oggi passeremo un'intera giornata nella torre infestata. La torre in questione è questa qua. Si chiama Torre Salvucci Maggiore ed è stata costruita tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo dall'omonima famiglia. Nel periodo d'assedio veniva utilizzata come, diciamo, ripostiglio oppure magazzino. Dispensa, esatto, per tutti i prodotti alimentari. E poi adesso è stata ristrutturata e ci sono varie stanze. Quindi adesso noi passeremo un'intera giornata qua per vedere se troviamo qualcosa di interessante. Andiamo. Arrivati! Oddio! Queste scale sono veramente toste. Lasciamo qui? Sì, posiamo tutto. Allora, qui siamo a un piano, come potete vedere, e come avevo detto le hanno ristrutturato, quindi per esempio qui ci hanno fatto, diciamo, un salotto con un tavolo. Poi c'è questa finestra fantastica che dà su tutto il panorama. Fantastica. E poi vedo che di sopra c'è, oddio figo, tipo un balcone, saliamo. No, che cazzo! Cioè praticamente a ogni piano c'è una stanza e questo c'è tipo un mini salottino. È troppo carino. Dai ragazzi, venite con noi, vi facciamo vedere un po' la torre, facciamo un piccolo tour. Venite, andiamo su ancora. Delle sedie. Oh mio Dio, un miraggio finalmente. Ragazzi, voi credete, ma in realtà questa torre ha 143 scalini e non siamo nemmeno a mezzo. Esatto, e siamo già stanchi. Comunque io ho notato che più che saliamo, a parte che c'è più freddo, sì, ma esatto, poi anche la luce diminuisce, è tutto molto più buio. Cioè, sì, più che saliamo più che diventa inquietante. Ah, che poi non l'abbiamo detto, praticamente è, si dice che è infestata perché si sentono strani rumori. Più andiamo su, più appunto si sentono dei rumori, cose strane, urla. Quindi noi continuiamo a salire. Al limite se troviamo qualcosa. Tanto ormai fra tutta la roba che succede questo potrebbe essere niente, insomma. Carina! Eccoci qua in un altro dei tanti piani di cui ho perso il conto e io mi metto un attimo. Oddio! Di nuovo? Ma stai scherzando? Ma cioè, si sta facendo 500 scalini! Per favore non toccare, per favore non sedersi. Allora, nessuno ha visto niente. Ah, certo. In caso di necessità, no, scusami, questa torre sembra non finire. No, è mezz'ora stiamo salendo, veramente. Guarda! Io ce la faccio. Ma sai che le ho notate a tutti i piani? Davvero? Sì. Ma cosa c'è in fondo? Sono delle finestrelle. No, guarda carina. Attraversa tutta la torre, le mura. E poi si vede al di fuori. C'è qualcosa di strano. Che vuol dire c'è qualcosa di strano? Si può aprire? Sì, prova. No. Guarda, c'è un vento. Oh, è uscito un vento. Ma è un nido quello laggiù? Boh, vabbè. Oddio, sembra di sì. Ora esce un running, ma... Guarda. Che roba è? Che figo. Sono tipo quei fogli antichi. Sono bellissimi. Salvucci. Qui c'è la foto, cioè, tipo il disegno di due torri, dei qui, numeri. Qui c'è pane e penso acqua e dei numeri. E qui ci sono anche delle firme, anche se ce le hai. E Salvucci, anche te? Anch'io c'ho Salvucci. Sarà tipo la stessa persona, allora. È il signore della torre, il Salvucci. Giusto! L'hai detto te prima mentre spiegavi. Non ci pensavo. Quindi sono sua queste? Cioè, a cosa servono? Perché sono lì poi? Continuiamo in giro e... vediamo. Magari ne troviamo altre dentro, esatto, questi. Sali ancora. Oh. Un'altra... Apri a te. Allora, oh, vediamo. Trovi qualcosa? Dentro c'è solo terra. No, non vedo niente. Qui no. Vabbè, ce ne sono tantissime, guardiamo le altre.
No. No, fermo. Guarda. Prova. Vediamo. Sì, ce ne sono altri. Aspetta, non ci arrivo. Ok. Una e due. Allora, anche questa, guarda, Florenza, Florenzia. Però c'è sempre il nome Salvucci. Attacco per la libertà. Contro. Io ho altre. Io ho disegni cibo. Delle torri. Cioè, se c'è il nome Salvucci e siamo nella torre Salvucci, magari queste erano sua. Però non capisco a cosa sono e a cosa servono. In che periodo hai detto che era? Tra il 1200 e 1300, insomma, XI-XII secolo. Sai cosa può essere? Perché a quel tempo in questa città, tipo, come si chiama? Assedio? C'era sì, un assedio, no? Quando venivano invase le torri. Esatto. E se, appunto, veniva, mi sembra, veniva circondata da tutta la città e venivano bloccati tutti gli scambi di cibo, di acqua, di piani strategici. E quindi questi sono tipo dei messaggi? Potrebbe essere che questa torre veniva usata come, ma, cioè, come punto di trasmissione. No, aspetta, non ti seguo, in che senso? Allora, praticamente queste possono essere delle richieste che facevano al signore della torre, il signor Salvucci, per aiuto sia per quanto riguarda cibo e acqua e per piani di evasione dell'assedio. Può essere. È vero. Però magari al signor Salvucci non sono mai arrivati questi. Allora, sai cosa possiamo fare? Prendiamo la tavola Ouija e proviamo a vedere se c'è qualche presenza. Magari possiamo parlare con qualcuno se ci riusciamo. Esatto. Bene, andiamo. Anche perché se ti ricordi la torre è infestata, rumori, urla, quindi c'è qualcuno sicuramente. Sicuramente. Tavola. Perché poi dovremmo sempre portarcene una dietro. Sì, esatto. Allora, ci troviamo questi che ci aiuteranno a contattare qualcosa, qualcuno, insomma, questa... chiunque ci sia. Come funziona? Siete qui? La metti qua, poi... Dita. Mettiamo dita. C'è qualcuno? C'è qualcuno? La stiamo... No. La stiamo muovendo te, vero? No, sì, sì. Stai fermo! Non la sto muovendo, guarda. Sono proprio... No, veramente. La stai muovendo? No. Leonardo. La stai muovendo, sì. Io non la sto... Bene, c'è qualcuno. Prossima domanda. Possiamo parlare con il signor Salvucci? La smetti? No. Giurami che non stai muovendo. Te lo giuro. Certo che lo stai muovendo? No. E mi sta venendo ansia perché... Oddio. No, no. Quindi non si può parlare. Però c'è qualcuno. Chi sei? Come ti chiami? Aridaglie F I Oh, perché sta andando? N A Fina. È il nome che hai trovato sul bigliettino. Aveva richiesto cibo, vestiti e roba varia, però il signor Salvucci non l'ha mai ricevuta. E quindi è morta. Proviamo a chiedere. Quindi stiamo parlando con Fina. Ok. No. No. È stata anche molto diretta. E quindi con chi stiamo parlando? F L O R E N C I A. Che nome è? Florenzia. Florencia, Florenzia, penso sì. Un'altra persona morta perché non ha ricevuto quello che ha chiesto? Ma ne è qua. Quindi parliamo con Florenzia. Guarda, mi è andato spedito. No. Ma perché? Ci puoi dire per favore con chi stiamo parlando di preciso? S
A L V U C C I. Salvucci. Nonché il proprietario della torre, giusto? Giusto. Quindi te non hai mai ricevuto queste richieste d'aiuto, giusto? Sì, giusto. Quindi la teoria era vera. Qualcuno l'ha ucciso. Perché se no l'avrebbe ricevute. Ci puoi dire come sei morto? S E G Seguire. Seguire. I passi. Vuole che lo seguiamo? Andava in su.